C'è una storia nel mondo dell'arrampicata e dell'alpinismo che spicca fra tutte. Una storia di valori e di perdite. Una storia che una volta ascoltata si alberga nei solchi della tua mente. È una storia che informa su chi siamo, come ci comportiamo e cosa crediamo della vita, della morte e di tutto ciò che c'è in mezzo. È la storia di Alex Love, Coran Anker e Jenny Love Anker, la donna che li ha amati entrambi. Alex Love è stato, nel 1999, tra gli scalatori più apprezzati al mondo. Il suo segno nel mondo dell'arrampicata è stato realizzato con inchiostro permanente. Everest, Gagenbrun IV, Trangot Tower, Annapurna, Antartide, Baffin. Era, come lo chiamavano gli altri arrampicatori, semplicemente molto meglio di tutti gli altri. Ciò che ha reso Love un gradino sopra gli altri è stata la sua disciplina e l'impegno per tutti gli stili di arrampicata. Da quella su roccia, all'arrampicata su ghiaccio e misto, alle arrampicate sulla neve e allo sci alpino. Il suo era il repertorio più completo di qualsiasi alpinista della sua generazione. La sua abilità fisica gli valsa soprannomi come The Mutant. Fu anche padre, marito e un profondo pensatore che ancora oggi viene spesso citato. Se Alex Love era il re dell'arrampicata, allora Coran Anker era sicuramente l'erede apparente. Come Love, Anker era ampiamente rinomato per l'ampiezza delle sue capacità. Pochi altri prima o dopo hanno posseduto la diversità di talenti necessarie per stabilire nuove rotte su caratteristiche così marcatamente diverse come il Latok II nel Karakoram pakistano. Love e Anker erano compagni di squadra nella squadra di The North Face, quindi era destino che alla fine avrebbero dovuto arrampicare insieme. Non era destino che diventassero amici intimi però. Avrebbero potuto facilmente essere concorrenti o nemici, come spesso lo sono due diversi atleti al vertice del loro campo. Ma ciò che si è sviluppato tra loro nel corso di 7 spedizioni insieme, spesso condividevano una tenda a causa del maltempo inclemente, non è stato solo rispetto reciproco o una conoscenza casuale, ma qualcosa di più profondo. Anker e Love, nel 1999, erano diventati i migliori amici. Alex Love e Coran Anker pensavano che non si sarebbero mai separati, fino a quando una valanga non li seppellì e solo uno dei due ne uscì vivo. Il 5 ottobre del 99, Love e Anker, insieme ad altri 7 alpinisti, avevano intrapreso una spedizione per scalare l'8000 Shijiazhuang Ma in Tibet, per poi diventare i primi americani a scendere con successo la vetta con gli sci. Quel giorno si divisero in due squadre mentre cercavano una via su per la montagna. Il gruppo di Love, Anker e Bridges, stavano attraversando un ghiacciaio piatto quando un grande seracco si è staccato a 2000 metri sopra di loro. La valanga, larga 200 metri, travolse i tre uomini. Anker fu lanciato via di 30 metri dallo spostamento dell'aria. Subì due costole rotte e una spalla lussata, ma è emerso dalla neve e ha condotto un tentativo di salvataggio di 20 ore nel grande campo di detriti che misurava fino a 10 metri di profondità. Non possiamo comprendere quali pensieri passassero per la mente o ciò che Anker potrebbe aver vissuto nei giorni a seguire mentre cercavano ovunque i segni del suo miglior amico. Ma il concio e sanguinante, Conrad, l'unico sopravvissuto, ha dovuto telefonare alla moglie di Alex, Jenny, per dirle che suo marito non sarebbe tornato a casa. Ciò che ha reso quella chiamata ancora più difficile è stata la consapevolezza che Alex avrebbe voluto portare i suoi 3 figli piccoli a Disneyland piuttosto che completare la spedizione per promuovere un'azienda di abbigliamento outdoor. Soffrendo del senso di colpa come sopravvissuto, Conrad si chiese cosa avrebbe potuto fare per Alex. Lo scalatore non solo portò i ragazzi in lutto al parco a tema, ma diventò anche una spalla su cui piangere per la moglie di Alex, Jenny. Conrad era fidanzato con un'altra alpinista al momento della morte di Alex. Ma presto i due, Jenny e Conrad, si fidanzarono. La sua decisione di prendere il posto del suo amico morto ha suscitato molta amarezza tra gli alpinisti, tanto che la coppia ricevette lettere di odio. 2 anni dopo, nel 2001, Conrad avrebbe sposato la vedova di Alex, Jenny, e sarebbe diventato il padre dei suoi 3 figli, Isaac, Max e Sam, con orrore della comunità alpinistica. E mentre i due figli più piccoli di Jenny, Isaac e Sam, volevano che Coran diventasse il loro padre, il figlio maggiore ha avuto difficoltà ad accettarlo. Max, che all'epoca aveva 10 anni, disse:
Quando Alex è stato ucciso, la mia fiducia è stata infranta. Ho sempre creduto che mio padre sarebbe tornato a casa. E quando morì quel giorno, capì cos'era la morte. Lo capì che ero ancora un bambino. Naturalmente, niente di tutto questo è affar nostro. Solo Anker e Jenny hanno il minimo indizio, sulla scia di un'indicibile tragedia, di come raccogliere i pezzi e continuare a vivere come avrebbe voluto il loro amato amico e marito. Perché, alla fine, quale altra opzione c'era? Per quanto difficile possa essere la loro storia, l'alternativa è rimanere soli al freddo e nell'oscurità. Il 27 aprile 2016, i due alpinisti, David Gottler e il compianto Wally Steck, hanno trovato i resti di Alex Lowe mentre esploravano una nuova linea per scalare lo Shijian Pangma. Quasi 17 anni dopo, si imbatterono nei resti dei due alpinisti emersi dal ghiacciaio. La famiglia è volata in Tibet per essere lì quando i corpi sono stati trasportati sulle barelle. A causa delle temperature gelide, i loro resti non si erano decomposti dopo 17 anni. Jenny decise che doveva dare un'ultima occhiata al marito defunto, a cui era stata premuta la fede nuziale contro il petto. Fu dura per tutti loro, ma anche questo è alpinismo. Una storia triste, grande, ma che ci insegna che nulla è perduto. Tutto gira intorno a noi, prima o dopo. Un saluto, iscrivetevi al canale e ci vediamo al prossimo video.